Sarà Ivan Biondi il candidato della sinistra di Sedriano alle elezioni del prossimo ottobre. Un gruppo, quello della sinistra di Sedriano, che da 12 anni combatte le sue battaglie sul territorio e che ora si presenta non solo per puntare a entrare in consiglio comunale, ma per vincere la competizione elettorale. Ci candidiamo perché a Sedriano c'è bisogno di noi, nel senso che Sedriano arriva da un periodo di commissariamento, arriva da un periodo di giunta 5 Stelle che diciamo che gli ha dato il colpo di grazia, un consiglio comunale che si è ridotto a una semplice ratifica di atti ordinari, cioè una cosa mai vista, una persona sola al comando. È un paese che è bellissimo, è un paese che è morto, è un paese che va risollevato. Quindi noi vogliamo dare il nostro contributo, ci candidiamo per guidare il paese, per cambiarlo, per ricostruire quel tessuto sociale che negli anni si è logorato, è stato annientato. Ci candidiamo anche perché la prossima amministrazione, la prossima legislatura ci sarà il PGT. Quindi noi ci candidiamo affinché il PGT sia a consumo zero, affinché si vada a prendere quello che è già stato costruito e non ci sia più consumo di verde. Ci candidiamo per riportare Sedriano comunque un paese che non sia più un paese dormitorio, ma sia un paese veramente come era una volta, vivibile, bello, tutto quanto. Per questo motivo noi ci candidiamo e ci portiamo dietro un bagaglio di 12 anni di opposizione di strada, quindi le nostre battaglie. Io ne ricordo una su tutte: la rimozione dell'amianto negli edifici scolastici. È stato grazie a noi, alla nostra lotta di 2 anni, che i commissari hanno levato l'amianto, e così ce ne sono state tante altre che abbiamo vinto, nonostante fossimo fuori dal Consiglio Comunale. Siamo tenaci, siamo dei rompipalle, siamo tenaci, questa qua è la nostra forza, il gruppo.